Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come promesso, oggi vi porto i migliori settaggi post patch per la visuale di gioco, ok? Quindi per avere una migliore visione del campo da gioco, del rettangolo dove le due compagini si vabbè, Wanyu, shit capit, ma come sempre vi ricordo, prima di iniziare il video, di addentrarci in questa storia, di lasciare un like, un commento e di iscrivervi e attivare la campanella. È gratis, per noi è molto importante, aiuta a far crescere il canale e a portarvi contenuti migliori, quindi vi prego fatelo, perché altrimenti mi faccio la pipì a letto la notte. Allora, sempre menu principale di FIFA, come sempre oramai il compagno, il bro, lo sai. Andiamo qui nelle rotelle, rotella, impostazioni di gioco, andiamo qui in visuale, ok? Allora, post patch, la miglior visuale probabilmente ritorna ad essere probabilmente co-op, perché anche se quest'anno Tribuna Stampa sta facendo la sua figura, sta facendo molto bene, co-op secondo me, per come è adesso il gioco, quindi molte palle in verticali, molte verticalizzazioni e soprattutto si gioca molto sulla fascia per fare la gara alla squadra e buttare le palle in mezzo e cercare i passaggi centrali per cercare un buco nella difesa. Con co-op non si rischia di perdersi neanche una sovrapposizione avversaria, neanche un filtrante, niente di niente. E secondo me, ora come ora, è probabilmente la visuale migliore. Ovviamente soggettiva come cosa, cioè nel senso, soggettiva fino a un certo punto, perché molti pro la stanno riutilizzando e la utilizzano da sempre. Però magari voi giocate con Tribuna Stampa e fate 20-0, quindi questo video non far per voi, anzi contattatemi che facciamo dei video insieme dove diamo altri consigli. Quindi direi co-op. Io mi ci sono trovato benissimo, però preferisco Tribuna Stampa. Perché? Perché per il mio stile di gioco ho bisogno di avere Tribuna Stampa per vedere più da vicino i giocatori, perché io gioco molto di skill, dribbling nello stretto, e quindi mi ci trovo bene. E anche perché comunque sono abbastanza bravino a giocare e quindi sono abituato a guardare il radar per le imbucate avversarie, per i filtranti, per una sovrapposizione, se mi sono perso l'uomo, dove va l'avversario, guardo il radar. Se voi non siete giocatori che magari sono molto esperti o giocano da poco, non sono abituati a farlo, ovvero guardare il radar, co-op è quella che fa per voi, vi toglie questo problema, vi dovete togliere il pensiero dal radar, perché tanto avete tutto il campo visivo sulla partita, vedete ogni angolo del campo da gioco, quindi non vi dovete porre questo problema. Per quanto riguarda le impostazioni visuali, ovviamente dovete mettere personalizzato qua, il mio consiglio è sempre, qualsiasi visuale voi mettiate, Tribuna Stampa, co-op, qualsiasi visuale voi mettiate, sempre altezza visuale 20. È più importante dello zoom, è più importante di qualsiasi altra cosa, perché il vostro obiettivo è avere una visuale molto alta che vi dia uno sguardo totale del campo. Deve essere sempre, sempre, sempre visuale con altezza 20. Questa cosa, questa impostazione è importantissima, forse la più importante di tutti. Quindi ascoltate quello che vi dico e mettete questa altezza della visuale. È fondamentale. Per quanto riguarda lo zoom invece, per lo zoom io di solito metto 10, ma anche qui si può, scusate, io di solito metto 0. Ma anche qui diciamo un po' a seconda di quello di cui avete bisogno, io consiglierei 0. Qua secondo me dipende molto dal monitor con cui state giocando. Io ho un 27 pollici, la mia distanza è un braccio dal monitor, quindi vi dico 20-0, non ho problemi. Se avete magari un 21 pollici, 22 pollici e non potete avvicinarvi più di tanto al monitor, allora mettete uno zoom tipo a 5, a 6, anche a 10, perché avete bisogno di vedere bene la distanza fra i giocatori per un fuorigioco, per un passaggio filtrante, per un dribbling, per una palla filtrante. Quindi mi raccomando, questa cosa è importantissima secondo me. La questione monitor è tanto 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 importante. Infatti secondo me, se giocate con un monitor piccolo co-op, sì, ma dovete aumentare di tanto lo zoom, altrimenti vi direi tenete Tribuna Stampa. Per quanto riguarda invece impostazioni video, assolutamente un errore che
vedo fare a molti miei amici, e che infatti mi dicono: cazzo, ma l'ho confuso con quello, ma chi era quello? No, non dovevo avanzare con lui, non avevo capito fosse Maldini, invece era Kakà, perché, per esempio. Nell'interfaccia dovete avere il barra nome e indicatore giocatore, ovvero il triangolino con sopra il nome del calciatore che avete selezionato. Secondo me è importantissimo, vi permette di capire con chi state portando palla, con chi state facendo cosa, e quindi di ridurre gli errori di un'azione offensiva ancora di più. Molto spesso ci sono su FIFA dei giocatori che si assomigliano, ad esempio Drogba mi ricorda un po' Maldini, e quindi magari capite che con lui non dovete avanzare, però invece con quell'altro sì, esempio, due che si assomigliano delle volte, Mataus e Kakà, delle volte sembrano uguali, hanno gli stessi capelli dall'alto, quindi magari con uno non vai al tiro, non vedi il blind nello stretto, con l'altro sì, o con l'altro non difendi e con l'altro sì, nel mio caso ad esempio. Indicatore giocatore, ovviamente nome giocatore, come vi ho detto. Dimensione indicatore giocatore io tengo predefinita, ma voglio mettere, e vi consiglio, grande, perché sì, perché ti rende più consapevole di chi hai preso, ti appare di più all'occhio. So che sembra una cosa stupida, ma secondo me è importante. Che altro? Ah, il radar. Se come me utilizzate il radar, molto importante, mettete un colore radar per la vostra squadra e per la squadra avversaria che rispecchi le maglie che avete. Ad esempio la maglia bianca del Bari e la maglia nera di una promo di Natale per gli ospiti. E il radar mio è bianco, il radar dell'avversario è nero. Così subito vedo, capisco, faccio l'associazione. Bianco che sono io che mi sto muovendo così, nero è lui che si sta muovendo colà. Super super consigliato. Poi qua vabbè, altre cose che se volete potete togliere, ma che non vanno a inficiare il vostro gameplay. Poi altra cosa, vabbè, dimensione del giocatore grande. Daltonismo se volete mettere, se siete daltonici, ma mio padre lo è. Quindi queste erano le impostazioni per la visuale post patch, spero vi siano tornate utili, lasciatemi un like e un commento se volete vedere altri video del genere, attivate la campanellina e iscrivetevi, è importantissimo, vi prego, ci aiutate tantissimo. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.